Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MonoSport07. Siamo qui con il riassunto della 34esima giornata di Serie A Team 2020-2021. Mancano 4 giorni dal termine. L'Inter vince matematicamente lo scudetto. Si infiamma ancora di più la lotta alla Champions League con 3 squadre a pari merito al secondo posto. Il Napoli quinto a meno 2 dalla Champions, ma contemporaneamente a meno 2 anche dal secondo posto. Con 3 punti in più, il Napoli non sarebbe quinto ma secondo. C'è la Lazio poi a meno 5 dalla Champions, meno 5 appunto dal secondo posto, ma con una partita in meno. Di tutto questo andiamo a parlare in questo video. Vamo ragazzi! Sprint pazzesco del Torino di Nicola che guadagna la 15ª posizione in classifica nelle ultime 8, 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, quindi veramente un super super Torino che ha battuto anche squadre del calibro di Sassuolo, Roma, quindi insomma ragazzi ha ottenuto delle vittorie importanti, oltre a quelle comunque contro Udinese e Parma che in qualche modo ci stanno, comunque hanno anche pareggiato con la Juventus, pareggiato col Bologna che comunque rimane un'ottima squadra e hanno perso solo con Sampdoria e Napoli, quindi veramente un super sprint del Torino che si porta 15ª in classifica. Momentaneamente a più 3 sulla zona salvezza, quindi ottimo sprint del Torino di Nicola che ottiene un'importante vittoria contro un Parma matematicamente retrocesso. E sì, al Parma la sfortuna l'ha fatta da padrone quando hanno capito di non averne più, hanno giocato anche senza stimoli e ci sta quindi la retrocessione. C'è da dire che però quando è riarrivato ad Aversa hanno avuto veramente tanta sfortuna. Se quei punti magari li riuscivano ad ottenere all'inizio avrebbero avuto più stimoli in futuro e sarebbero anche loro magari in lotta. E ora quindi è spettacolo. Ora è spettacolo perché ragazzi? Perché ci sono tantissime squadre in ballo per la lotta retrocessione. Dal 13º posto in poi sono tutte lì, ragazzi. Insomma, sono ancora 12 punti da ottenere. E dal Genoa in poi, praticamente le altre sono comprese in 5 punti, dal 13º al 18º posto. E quindi Bologna e Fiorentina, se lo siamo andati di salta ragione, al Bologna serviva un punto per essere comunque certa, anche se non matematicamente, della zona salvezza. Al momento hanno 8 punti di vantaggio che comunque dovrebbero bastare sul Benevento che non vince da una vita. E vabbè, la Fiorentina ottiene anche per loro un punto, però la Fiorentina è meno preziosa perché la Fiorentina sono 3 partite che non perdono, c'è da dire questo. Hanno pareggiato con la Juve, hanno pareggiato con oggi e avevano anche vinto precedentemente. Quindi questo c'è anche da dire alla Fiorentina, nonostante 3 partite senza sconfitta, sono comunque lì 14esimi, solamente a più 3 sulla salvezza, mentre il Bologna è certamente in una situazione classifica molto più tranquilla. Stimoli a zero invece per la Roma. Una Roma che insomma ha anche annunciato, appena annunciato Mourinho, ragazzi, ma non so, dipende da voi quando vedete il video, ma ha appena annunciato Mourinho. Fatto sta che in campionato un punto in 4 partite, nessuna, e sottolineo, nessuna squadra se non il Parma e il Benevento ha ottenuto un punto in 4 partite, ragazzi. Anche il Verona in realtà, però per il resto, ragazzi, veramente una Roma impressionante, impressionante, a un ritmo delle ultime, una Roma che non si può paragonare al Parma e magari al Benevento che ha vinto una partita su 18, un qualcosa veramente di inimmaginabile. Perdono anche questa, ragazzi, la Sampdoria che è sempre più nona, quindi veramente un super lavoro di Ranieri, perché sì, ci sono tanti demeriti della Roma, ma ci sono anche tanti, tantissimi meriti della Sampdoria, soprattutto tanti, tantissimi meriti di Ranieri, che ha saputo trarre il massimo risultato da una squadra comunque tecnicamente molto meno attrezzata rispetto ad altre squadre, almeno secondo la mia opinione. Champions al Cardio Palma, perché ragazzi, sì, anche la Lazio c'è, ragazzi, anche la Lazio c'è. La Lazio sembrava tagliata fuori dopo le prime 10 partite, poi hanno cominciato a vincere a manetta, a go-go e a go-go, ragazzi. Ed ecco qui servite altre 2 vittorie. Purtroppo Tacci loro hanno perso solo con Napoli, che comunque sarebbe servito lì un pareggetto, eh. Però a parte il Napoli, ultimamente le vincano tutte, ragazzi. Hanno vinto con Genoa, Milan, Benevento, Verona, Spezia, Udinese, cioè Crotone, cioè ragazzi, ultimamente le vincono tutte. Ultimamente hanno fatto 7 vittorie su 8, pensate voi, e sono lì a giocarsela per la zona Champions. Vedremo, perché con questo passo che hanno Lazio e Napoli rispetto a Juve e Milan, io la vedo veramente dura per Juve e Milan, perché rischiano veramente di essere tagliate non su una dei due fuori, ma entrambe, perché ultimamente hanno un ritmo veramente brutto sia Juve che Milan. E in questo momento Atalanta, Napoli e Lazio viaggiano ovviamente molto meglio di loro. Punti preziosi per lo Spezia, al Verona serviva dopo 4 sconfitte consecutive un buon risultato, comunque un pareggio ci può stare. Alla fine la salvezza l'hanno ottenuta veramente da un pezzo. Hanno perso non solo l'ottava posizione, ma anche la nona, e rischiano anche di perdere la metà sinistra della classifica. Appena 3 i punti di vantaggio su Udinese e Bologna. I punti di vantaggio invece su Benevento, 18esimo, sono 11, quindi sarebbe solamente un punto per la matematica praticamente. Non so come sono messi negli scontri diretti, però praticamente è quasi impossibile che il Verona non riesca a salvarsi, secondo me.
Anzi, il Verona veramente mi sa che è pur matematicamente qualificato perché c'è Cagliari e Benevento, ragazzi. Però comunque Verona che si sta un po' addormentando in questo finale di campionato. Invece, come ho detto prima, adesso è spettacolo per quelle di sotto, ovvero Fiorentina, Cagliari, Torino, Benevento, che avevano sicuramente molto più bisogno di punti. Anche il Bologna, mettiamocelo dentro. Però, insomma, il Verona sta giocando un po' con gli stimoli a zero. L'importante è ottenere la salvezza, ma questa mentalità italiana, secondo me, non ci porterà mai ad essere al pari della Premier League. Scudetto invece per l'Inter, che gli dobbiamo dire? Hanno avuto dalla loro tutto. Sono usciti dalla Champions League, non sono neanche dovuti andare in Europa League, quindi hanno avuto strada facile rispetto alle altre, con gli infortuni, con i turni settimanali, eccetera, eccetera. Sono stati spesso agevolati in qualche partita comunque dalla fortuna, ma non si può vincere uno scudetto solo per fortuna. In 2 anni la verità è che Conte e soprattutto la dirigenza nerazzurra ha fatto un lavoro straordinario che è partito da 4 anni con Luciano Spalletti. Nel giro di 4 anni l'Inter è diventata campione d'Italia, un progetto iniziato da Spalletti, finito con Antonio Conte, e comunque vanno fatti i complimenti a una società nerazzurra che torna al top dopo 9 anni di dominio bianco-nero, ragazzi. Magari su di loro arriverà anche un video a parte. Se però dobbiamo classificarne i meriti, comunque non diamo tutti i meriti a Conte. Conte è un allenatore di un altro livello, è un condottiero e tutto, ma i meriti per me non sono maggiormente i suoi, anche perché il progetto non ha iniziato secondo me lui. Se perdeva anche questa il Milan, ragazzi, porca la vacca, mamma mia, se perdevano pure in casa col Benevento, adesso il Milan è dura, perché ha la Juve e ha l'Atalanta fuori casa. Cioè, non so se mi spiego, il Milan, dopo il Benevento, che comunque si lottava la salvezza, quindi era una partita difficile, ha il Milan, alla Juve e l'Atalanta a Bergamo, a Bergamo. Poi ha anche il Torino fuori casa e il Cagliari in casa che si giocano la salvezza. Quindi, insomma, ha un calendario complicatissimo il Milan. Questo c'è da dirlo. Quindi, questa è una partita da vincere per forza. Ma ultimamente questo Milan vince molto, molto immeritatamente, devo dire. Hanno fatto una prima parte di stagione della Madonna, ma ora tra infortuni non se ne sta capendo che sta succedendo. Per me il Milan merita la Champions, perché ha fatto Pioli, così come la squadra in generale, un lavoro straordinario. Il Milan merita la Champions. Ma di questo passo e con un calendario così sfavorevole non lo otterranno, secondo il mio parere. Quindi svegliatevi. No, anzi, meglio che non vi svegliate perché siete Juventino. Quando non segni succede anche di perdere punti così, ragazzi. Allora, sapete tutti come il Napoli mi sta sul cazzo, però da quando c'è Gattuso sinceramente mi sta un po' più simpatico, diciamo così, perché Gattuso fa giocare bene le squadre. Ultimamente, dopo la sconfitta con la Juve, se non erro, non hanno perso più una, hanno solamente pareggiato questa e hanno pareggiato con l'Inter. Per il resto hanno schiantato la Lazio, hanno schiantato il Torino, hanno schiantato la Sampdoria, quindi insomma ci sta. Ah, e c'è anche da dire che prima della Juve avevano anche battuto la Roma, il Napoli, pareggiato col Sassuolo e vinto con Bologna e Crotone, che comunque non sono partite così facili da vincere, voglio dire. Quindi il Napoli che sicuramente ha fatto una prima parte di stagione un po' strana, dove comunque con l'Atalanta non hanno vinta manco una su tre praticamente. Con l'Atalanta in 3 partite ne hanno pareggiata una e perse due. Però per il resto poi si sono rifatte, battendo il Milan, battendo la Roma, pareggiando con l'Inter. Purtroppo hanno perso con, purtroppo per loro hanno perso con la Juve, però hanno vinto con la Lazio, quindi negli scontri diretti stanno veramente bene. L'Europa invece per il Sassuolo è più vicina. C'è da dire che l'Atalanta ci sta a perdere punti così, perché un Sassuolo veramente al cardiopalma, nel senso che il Sassuolo adesso ci spera veramente per l'Europa. Io ho detto sempre che tecnicamente il Sassuolo è veramente una squadra forte, i giocatori tecnicamente sono usciti molto anche grazie al modo di giocare che ha De Zerbi, Attenzione, perché questo allenatore se ne sentirà molto parlare in futuro. Dati una Big a De Zerbi e vediamo cosa combina. Ora è andato Mourinho alla Roma, ma io sarei veramente curioso di vedere De Zerbi sulla panchina del Napoli se dovesse lasciare Gattuso, nonostante Gattuso anche lui, non scherza Gattuso come allenatore, quindi attenzione. Io vorrei vedere questo allenatore più che altro all'estero. Si parla dello Shakhtar Donetsk per De Zerbi, ma io vorrei vederlo tipo in Inghilterra, in Spagna. Voglio vedere cosa fanno gli allenatori italiani lì, perché italiani all'estero ultimamente ci sono andati solo quelli che hanno vinto le Champions, tipo magari Ancelotti, per farvi un nome. Per il resto, raga, bisogna vedere, però insomma una lotta Champions veramente infuocata. L'Atalanta e il Napoli comunque non hanno perso manco una delle ultime 6 partite, c'è da dire questo, e anzi l'Atalanta non so da quando non perde. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram, da monosport07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!